Ho provato un supporto attraverso il libro che non avevo idea che potesse esistere. Ed è veramente un illuminato. Lo potrei definire un illuminato, se in questo mondo un po' di cacca ci fosse spazio per l'illuminazione. Stiamo parlando di Oliver Jeffers con Corrado Ramitti. E umanamente? Umanamente mi è piaciuto, mi sembra più Irish che British, quindi vagamente un po' light. Direi che per la forma non abbiamo problemi, nel senso che è uno che vive la sua vita ed è come lo vedi. La cosa bella che mi ha impressionato, come era stato a suo tempo con John Classen, è incontrare uno che è super famoso, che vende centinaia di migliaia di copie nel mondo. Ti dà prima un'idea, un preconcetto, una precostruzione di qualcosa che viene smantellato immediatamente, sbriciolato dal tuo primo incontro con la persona. Questo sbriciolamento delle supposizioni e di questi castelli ipotetici è meraviglioso, perché ti dà una sensazione di umanità che, visto il lavoro che facciamo, non manca mai di essere una sensazione positiva. Quindi meno star di quello che sembrerebbe. Assolutamente, proprio. Io ho l'impressione che lui abbia veramente trovato la sua stella, come un famoso libro che ha fatto. Credo che lui sia riuscito ad acchiappare la sua stella, e non a caso forse dopo 10 anni che fa questo lavoro, perché ci è voluto, e non a caso perché, come gli ho detto, maledetto, pensa sempre che tu sei fortunato che parli e lavori in inglese e noi dobbiamo tradurre le tue cose. Ieri sera a tavola, infatti, tutti a dire, però ha ragione, eccetera, eccetera. Quindi, bene. Però sì, poco star, veramente, più nuvola nel senso positivo, veramente, ma una cosa morbida, una sensazione morbida, una luna piena più che altro. Abbiamo parlato di Oliver Jeffers con Corrado Ramitti, editore di Zolibri, e un saluto da Fabbrica delle Favole News. Sono finito sul primo, la prima puntata del rotocalco di Fabbrica delle Favole. Bene, allora Oliver, allora, grazie di questa intervista. E, come ti spiegava Corrado, io sono anche un direttore di una scuola, quindi questa domanda è un po' come se fosse rivolta dai miei studenti, ed è questa. È stato difficile per te da giovane iniziare la carriera, cioè quanto è stato difficile proporre il tuo lavoro alle case editrici? As Corrado probably explained to you already, I'm also the director of a school of illustration, yeah, so this question in a sense is coming also from my students. Okay. How difficult was it for you at the very start of your career, to begin your career, how difficult was it for you to go and propose your work to publishing houses? I mean, it actually wasn't difficult at all. I put a lot of preparation into doing it. I worked at a bookshop while I was in art college, part-time. That was how I got beer money. And so I would ask some of the reps who would come in, what is the best way to show work? And so I put a lot of time into a presentation, a disposable presentation that I could send to publishers with someone's name on it. And I was prepared to do a lot of follow-up phone calls. It landed on the right person's desk at the right time, and they called me the next day. I was preparing for months of phone calls and have you read it yet, but the timing was good, and the presentation stood out. So it's on my first attempt. Actually, it wasn't really all that difficult, but what it didn't tell was an awful lot of preparation. Should you not be saying that in Italian? He's hung over here. Veramente non è stato difficile. Non è stato per niente difficile, mi ha chiesto però molto preparazione. Ho dovuto preparare molto bene il lavoro prima di mandarlo. Al tempo, come studente, lavoravo in una libreria. E quando entravano i rappresentanti delle case editrici, gli chiedevo come sarebbe meglio preparare il lavoro per poter mandarlo alle case editrici. E quindi alla fine posso dire che sì, il lavoro piuttosto che ho dovuto fare era nella preparazione, che ha richiesto mesi di preparazione, però ho avuto molta fortuna, perché quando alla fine ho potuto mandare il lavoro finito è stato accettato subito. Io onestamente mi aspettavo mesi e mesi di chiamate,
e di attese per una chiamata. Invece mi è arrivato il giorno dopo l'arrivo del libro in casa editrice, mi hanno chiamato non tanto solo per parlare del libro, ma per dirmi che volevano pubblicarlo. Molto bene. Allora, la seconda domanda è questa. Charles Dickens diceva: fateli ridere, fateli piangere, lasciateli in attesa. E qual è la ricetta, secondo te, di un libro di successo? The second question then is, Charles Dickens said, make them laugh, make them cry, and make them wait. Make them wait? Yes. Okay. What would you say is the recipe for a successful book? He summed it up pretty well there. I don't know if there is a recipe. I think if the author is being honest with themselves and the story's coming from a place where they are writing it to satisfy themselves, I think that generally is about as good as you can do. But honestly, the for me the real secret is so simple. It's a beginning, a middle, and an end. A lot of people forget that. Direi che Dickens più o meno ce l'ha detto molto bene lui, però onestamente devo dire che non so veramente se c'è una ricetta. Credo che quello che sia giusto dire è che l'autore deve essere molto onesto con se stesso e deve essere molto soddisfatto. Lui deve provare di soddisfare se stesso soprattutto, e onestamente credo che la chiave segreta più importante per qualsiasi libro è che ci sia un inizio, un tramite e poi il fine. Direi che mi trovi molto d'accordo su questa. su questa. Okay. E, a volte nella vita è importante incontrare delle persone, quelle persone che fanno un po' cambiare la direzione della nostra esistenza. E per te quali sono stati i maestri che hanno segnato il tuo cammino? Non necessariamente persone famose, ma intendo anche persone che possono essere stati degli insegnanti o che comunque hanno dato un segno, sì. At times, there are always times in our life, professionally, but in our lives generally, where we meet people who change the direction of our uh-huh. experience and our existence. Who would you say have been your teachers in that sense? The people who in your life have changed, made you change direction? I'm not talking necessarily about professional people, but it could be a teacher, for example. Yeah, someone who you would say made a difference. Yeah. Well, actually, going back to the last question about the secret of a good book being honesty, one of those people was a teacher in foundation year in our college. I had a teacher called Dennis McBride. And I would always try to, in the class critiques, try to have him talk about my work. You know, I'd always sort of, I wanted him to really like my work, and he would always ignore me. And that was frustrating. And one day he turned around and he said, Oliver, you're like a child. You always need attention. He just says, you know, you don't do this because you want my approval. Do it because you want your own approval. And that was when I realized that. And it was at the right time for me. So that's one example. Another example was actually meeting my wife for beyond the obvious reasons. She went to university to study engineering, and we had multiple fascinating conversations about the difference between getting an engineering degree and getting an art degree. So she was fascinated with the fact that in art college you don't have to have a right and a wrong answer, whereas in engineering you do. And so I learned to see the difference between viewing the world, and it's possible that there's more than one way. Okay. Yeah. Allora, ma tornando comunque alla domanda precedente, l'idea del cos'è il segreto del libro, eccetera, devo dire che ho avuto un insegnante nel primo anno all'università, all'Accademia, al quale io stimavo molto,
Io quindi provava molto ad avere sua attenzione, lo chiedeva spesso di dirmi cosa pensava lui del mio lavoro, voleva un suo riscontro sul mio lavoro continuamente, fino a un certo punto però lui mi ignorava sempre. Lui mi ignorava, fino a un certo punto l'ho proprio detto ancora, e lui mi dice: ma basta, Oliver, insomma, hai sempre bisogno di attenzione, ma tu sei proprio un bambino, hai bisogno della conferma, continua come un bambino. Invece non devi chiedere a me, non devi cercare la mia approvazione, devi avere la tua stessa. E questo per me è stato un momento in cui ho capito, cioè mi ha fatto un cambiamento. L'altra persona che devo dire mi ha fatto questo effetto è stata la mia moglie, oltre ai motivi ovvi, proprio perché quando l'ho conosciuto lei studiava ingegnere, io ero all'accademia, e abbiamo parlato molto della differenza tra studiare qualcosa come ingegnere e studiare qualcosa come l'arte, dove per lei, per dire, parte la studiera a cercare sempre la risposta giusto o sbagliato, e invece nel mio lavoro ho capito che non c'è mai la risposta giusto o sbagliato, e quindi anche questo mi ha fatto cambiare. Bene, parliamo adesso invece delle nuove tecnologie, quindi quello che sta adesso cominciando ad avere un ruolo anche nell'editoria, che è l'ebook o tutti gli altri strumenti tecnologici che stanno nascendo e prendendo spazio nell'editoria. Come immagini il libro del futuro? Come pensi che si trasformerà l'oggetto libro? We talk a little bit now about the new technologies that are being used in publishing, talking about things like ebooks and applications. How do you imagine the book of the future to be when seen through these new technologies? I've always felt quite strongly about this. I think there was a time when some books were being forced into becoming apps, which I don't think is going to happen anymore. I think that technology will polarize publishing. So anything that's disposable publishing, like cheap paperback fiction that you would buy at the airport, or magazines and newspapers which you already see, will go online and only be online. But I think the books that will exist in the real world suddenly will start to embrace the tactile experience of holding a book. So production qualities will get better, and they'll celebrate their bookness. And as far as picture books go, I think that there might be some picture books will probably continue to be done as ebooks with audio. But really, when people go to an iPad, they don't go there for a book. They go for an interactive experience. So I think people will start generating content exclusively for the iPad, and books will just be books. Ho dei pensieri abbastanza forti su questo argomento. Credo che c'è stato un momento nel passato in cui, in un certo senso, chi faceva i libri c'era una forzatura di farli diventare anche le application e queste cose, o un ebook, che credo che adesso un po' è passato questo momento. Ciò che penso è che le application, in un certo senso, sono destinate a polarizzare un po' il mondo dell'editoria. Ci saranno sicuramente delle application che saranno fatte a posto, però io credo che questi saranno piuttosto quelle editorie, un po' le cose più superficiali, le cose più light, insomma i libri che si trovano all'aeroporto, le cose un po' usagetta, questo tipo di cose qua. Il vero libro di pesore diventerà sempre una cosa più preziosa, apprezzata per sua capacità di essere tattile, di essere preso per mano, e la qualità della stampa, eccetera, secondo me diventerà sempre più alto. È un modo di celebrare, in un certo senso, il suo essere libro. Per quanto riguarda i libri illustrati in particolare,
È ovvio che lì la ebook ci sarà sempre, in concomitanza con l'audio, come vedi anche il libro audio. Però in questo caso credo che lì è destinato a seguire un altro percorso, che sarebbe quello del quando uno cerca di vedere un libro sull'iPad, vuole qualcosa di interattiva e quindi diventeranno un'esperienza sempre di più interattiva. Invece il libro vero proprio diventerà sarà sempre il libro. Quindi la tecnologia in qualche maniera rafforzerà il valore dell'oggetto libro. Per chiudere, Oliver, una domanda pensando ai giovani autori. Che newsreader, che maglia nuova secondo te deve indossare, deve avere un giovane autore oggi? This is a question again about young students or illustrators coming onto the scene. Mm-hmm. Thinking about your book, The New Jumper, what new jumper should the young author be prepared to wear today in the world of publishing? A stripy one. Uno a righe. I suppose you mean what advice would you give this kind of, what would they, well, an attitude. I think that an honesty with themselves, whether they actually have what it takes to be published. It's tougher now than ever to get in the door. Mm-hmm. The realization, rather, that just because you want something bad enough doesn't mean that you will get it. A determination and a willingness to just keep going, and even though you might hear no a lot, to just keep going. Okay. Immagino che lei intende che tipo di attitudine devono avere per poter entrare in questo mondo. Allora direi che soprattutto quello che devono avere è la capacità di essere completamente oneste con se stesse. E con questo purtroppo devo anche dire che vuol dire essere onesta sul loro talento e di capire se veramente hanno le stoffe per poter veramente farcela, perché nonostante la voglia e tutti i costi di poter farlo, purtroppo il mondo adesso diventa sempre sempre più difficile entrare in questo mondo. Tutto sommato questo non toglie del fatto che ci vuole tanta determinazione, credere in se stessa e tanta volontà di andare avanti a tutti i costi. Grazie, grazie Oliver per la tua disponibilità. Grazie.